Nella sala consiliare del comune di Raiano si è svolta un'importante sessione convegnistica fra le prime a livello nazionale, il cui tema prioritario era l'approfondimento relativo alle formule di governance capaci di coniugare azioni di conservazione ed interventi atti a favorire l'implementazione degli indici socio-economici. La Green Community del Parco Sirente Velino, un modello di territorializzazione dello sviluppo sostenibile. La Green Community del Parco Sirente Velino, di cui Raiano si onora di far parte, e questo dobbiamo ringraziare tutto il parco che ha voluto anche che Raiano entrasse in questa comunità, è uno dei tre progetti pilota di tutta la nazione. Lo scorso mese di maggio è stato appunto riconosciuto e di fondamentale importanza. Ora si tratta appunto di progettare questo sviluppo sostenibile che possa portare anche a un nuovo modo di pensare attraverso anche le comunità energetiche e tutto quello che ne può essere inerente anche all'energia da fonti alternative. Il convegno organizzato dall'amministrazione comunale di Raiano, in collaborazione con Ambiente e Vita Abruzzo, rappresenta una prima vera riflessione sulle strategie UE, nazionali e regionali, in materia di sostenibilità competitiva. Le motivazioni nascono dall'importanza dell'evento, perché aver avuto il Parco Sirente Velino riconosciuto fra i tre progetti pilota nazionali lo scorso 16 maggio con decreto del Ministero degli Affari Regionali è motivo di orgoglio per il territorio, perché si tratta dell'unico parco in Europa ad essere Green Community nella sua interezza e soprattutto perché è collegata direttamente con Raiano, che fa parte di questa Green Community, grazie al canale del SIC Gole di San Venanzio, che rappresenta la connessione ecologica territoriale tra la realtà raianese e la realtà del Parco Sirente Velino. Nasce da un'esperienza che è stata l'esperienza della Green Community del Parco Regionale Sirente Velino, che è stata presa a modello in Italia, uno dei tre progetti pilota. L'unico caso di un'intera area protetta in più allargata a Raiano, che ne fa parte. La novità vera qual è? È che si è creato un modello di partecipazione dove ci sono tutti i comuni del parco, più come diciamo il comune di Raiano, che possono oggi ambire ad avere non solo le risorse già ottenute ma tutta una serie di finanziamenti, perché c'è un progetto strategico su cui coinvolgere la progettualità del territorio. Noi ci abbiamo creduto sin da subito, sia al progetto di Green Community e sia alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, che è un altro risultato che abbiamo portato a casa proprio da pochi giorni. Siamo appena tornati da Bruxelles, dove abbiamo appunto ritirato la certificazione. Sono stati per noi strumenti fondamentali per fare finalmente una programmazione di territorio e dare una risposta organica e con una visione a tutta l'area che noi rappresentiamo, e soprattutto anche per fare rete tra non solo le amministrazioni ma anche tutti gli operatori turistici che lavorano su questo territorio.